Adesso sono arrivati anche gli altri colleghi, Francesca e Giuseppe. Loro sono alla Camera, cittadini alla Camera. Francesca è alla Commissione Giustizia, se non ricordo male. Ecco, ed è di Verona, quindi conosce bene questa zona, questa realtà. Ti passo il megafono. Buongiorno a tutti, grazie. Ciao. Che piacere vedervi così in tanti. Veniamo da Milano, ieri siamo stati all'Expo. Non è stata una bella visita per quello che mi riguarda, perché abbiamo visto che i lavori sono praticamente tendenti allo zero, non c'era quasi nulla, una devastazione di 1000 metri quadri di terreno, ex terreno agricolo di privati. Poteva essere un Expo che poteva non sfruttare il territorio, invece hanno voluto ovviamente anche lì fare le loro speculazioni. Come sapete, e se non lo sapete ve lo dico, in Parlamento è passata una nostra proposta di legge importantissima, quella per punire i reati ambientali, perché è da 20 anni che se ne parla, ma solo il Movimento 5 Stelle ha fatto una proposta che ha visto la maggioranza anche appoggiarla, stranamente. Puniamo coloro che inquinano, puniamo coloro che sotterrano rifiuti. Abbiamo visto, non so se avete letto, a Verona qualche giorno fa hanno fatto un sequestro dove i rifiuti erano all'aperto, i rifiuti pericolosi. Queste persone devono essere punite e perseguite penalmente, perché questi reati creano ovviamente problemi di salute. Ma qual è la novità di questa norma? Che chi viene punito, chi è responsabile di queste cose deve ripristinare i luoghi, se possibile ovviamente, perché molto spesso è una situazione incredibile. Ma la nostra lotta in Parlamento continua soprattutto per denunciare quello che viene messo nei decreti legge, questi strumenti che in realtà sono del governo, e sapete che in realtà è il Parlamento che dovrebbe legiferare. Nei decreti legge, uno degli ultimi è senz'altro lo svuota carceri, dove all'interno avrete soltanto saputo che c'è stato il rifinanziamento, c'è stato il contratto, la prosecuzione del contratto per i braccialetti elettronici, 9 milioni di euro all'anno per poco più di 90 braccialetti elettronici, una cosa incredibile, una convenzione con Telecom, e sapete chi lavora in Telecom? Il figlio dell'ex ministro della giustizia Cancellieri, adesso è passato di testimone, non è più la ministra Cancellieri. Ma abbiamo Orlando, tra l'altro indagata, noi ne avevamo denunciato per primi per lo scandalo con Ligresti. Un lapsus, ragazzi. Brava! Brava! Proprio ieri un sottosegretario del ministro Cancellieri, Cosimo Ferri, una persona di quelle sotto traccia che nessuno direbbe mai, anzi tra l'altro abbastanza simpatico, perché personalmente poi viene lì, fa la battutina e quindi si sorride anche insieme. Poi si scopre che il padre era anche lui in politica, lui stesso era stato intercettato per la P2, la P3, per gli scandali per Calciopoli, e ce lo ritroviamo dove? In Parlamento. Tra le file ovviamente di Renzi, ma lui non è renziano, lo sapete bene, lui è del PDL o NCD o quello che volete, tanto sono tutti uguali, non cambia niente. Questi sono i personaggi con cui lottiamo ogni giorno, signori, ma quello che è importante per noi, e mi preme dirvelo, è soprattutto sapere che ci siete, e ci fate anche tanto sul collo, che ci date le vostre proposte, perché in questo percorso che stiamo facendo in Parlamento la vostra presenza è importante, perché prima di tutto per il sostegno, perché là dentro è una lotta continua, e in secondo luogo perché le vostre capacità, le informazioni che ci date sono importantissime per essere più incisivi, per arrivare più puntuali, più radio fastidio, insomma, questi che sono là e fanno i loro interessi da sempre. Vi ringrazio e complimenti, è bellissimo Desenzano, non ero mai stata, ma è una bellissima città. Grazie.